Amici di Sabinia Silver TV, ci troviamo ad Antrodoco per la manifestazione del carnevale Li 12 Mesi, una rappresentazione che in origine era un antico rito propiziatorio agreste ed oggi si trasforma in uno degli eventi più importanti della comunità antrodocana. A fianco a me abbiamo il patron della manifestazione, Lorenzo Sgambato. Buonasera. Buonasera. Ci parli un po' di questa manifestazione, come nasce e perché nasce? Ecco, questa è una rappresentazione molto antica, come dicevo, anzi, è anche molto sentita dalla popolazione ed in particolar modo dalle famiglie contadine, in quanto la stagione contadina inizia proprio col mese di febbraio. E siamo uno spettacolo itinerante perché ci snodiamo per le varie vie del paese e poi giunte nelle varie piazze ci si dispone in un suggestivo circolo e si dà inizio alla declamazione. Il padre introduce e presenta i figli e poi loro a loro volta declamano l'attività che si svolge in quel mese. A seguire ci sono dei carri folcloristici che rappresentano la primavera, perché iniziando a febbraio il primo carro che troviamo è la primavera, poi segue l'estate, l'autunno e l'inverno. Diciamo che questa manifestazione non solo riunisce, diciamo, queste declamazioni, ma ci sono anche varie attrezzature che si usavano in quel tempo, quindi vengono disposte e esposte sui vari carri che io direi di avvicinare qualcuno dei conduttori che può dire a voi tranquillamente l'attrezzatura che ha sul carro. Molto volentieri, però prima di avvicinarci al carro mi devi togliere una curiosità. Quante persone collaborano per questa rappresentazione? Beh, diciamo che solo noi come comitato siamo io, il padre, e a seguire 12 mesi già 13. Poi ci sono i vari conducenti, perché ogni mese, compreso il padre, viene portato da un conducente. Insieme ai conducenti poi ci sono i quattro conducenti del carro e su ogni carro è predisposto anche un contadino che in quel momento mette in evidenza quell'attività. Se è in primavera fa vedere che sta potando, se diciamo luglio sta trebbiando, ecco, richiama queste cose e espone anche i vari attrezzi che lui utilizza. E poi ovviamente dietro la manifestazione comporta la collaborazione anche della popolazione, perché sono loro che ci forniscono gli animali, sono loro che ci forniscono i carri, sono loro che ci forniscono gli attrezzi, e quindi è anche per noi conservare un patrimonio antico e che va valorizzato, in quanto è qualcosa che noi vorremmo mantenere nel tempo e che non vada perso. E per cui da questa manifestazione, che era stata tralasciata per alcuni anni, è stata ripresa prima negli anni 80, poi successivamente a partire dagli anni 2006. Dal 2006 ad oggi è stata, tranne un anno, c'è stata quasi sempre questa manifestazione. Questa manifestazione, tra l'altro, vuole sottolineare il legame profondo tra l'uomo e la natura, l'uomo e la terra, ma anche l'uomo e Dio. Ha ancora senso, secondo lei, questa rappresentazione oggi? È solo una rievocazione o è molto attuale? Ma diciamo che, come dicevo prima, è molto sentita dalla popolazione contadina. I contadini ancora hanno al proprio animo, vivono ancora queste situazioni e credono in queste cose. Quindi come ha detto lei adesso poc'anzi. Quindi è più di un carnevale. È più di un carnevale, sì. Grazie. E come anticipato dal patron della manifestazione, Lorenzo Sgambato, noi in compagnia di Luciano descriviamo un po' il carro della primavera. Allora, vedo in alto svettare il giogo, vediamo se sono preparata. Sì, esatto, quello è il giogo che serve per i buoi, per arare, per lavorare il terreno. Perché giustamente in primavera si ara. Noi terreni, e se si mette, questo è l'aratro, questo che sta a sinistra è l'aratro, e questo qua va infilato lì dove sta il campanaccio e i buoi lo tirano. E arano il terreno. Ovviamente le mimose addobbano il carro perché è il fiore per eccellenza. L'eccellenza della primavera, quindi l'inizio della primavera, e abbiamo addobbato il carro con questi fiori.
Vedo anche lo strumento per dare il verde rame, o sbaglio? Sono preparata. Quello è uno strumento, però si dà lo zolfo ramato, non il verde rame. Il verde ovvero? Rame è il zolfo in polvere, che serve alla vigna per non far venire le malattie, i funghi all'uva. Poi quale altro strumento possiamo vedere? Anche quello, ad esempio, vedi, fatto a mandice, a soffietto, pure quello serve per dare lo zolfo, come questo strumento qua. Diciamo, si usano per le stesse cose. Questo ne porta più quantità, quello ne porta un po' meno, insomma, che c'è meno vigna. Scontato dire che sono tutti strumenti originari. Sì, sì, questo sicuro, originari di una volta. Preziosissimi. Preziosissimi anche, certo. Poi abbiamo anche l'arato, questo per arare in particolare l'autunno, questo è qua per seminare il grano, per seminare, no? E giravano la terra. Sempre con questo qua si tira con i buoi, insomma, ecco. Poi abbiamo la zappa, i bienti, la vanga. Tutti strumenti dell'uomo. Tutti strumenti dell'uomo, le forbici per potare. E questo è la primavera. Questa è la primavera, diciamo, su tutti gli attrezzi che si usano maggiormente in primavera per cominciare a lavorare la campagna. Grazie Luciano. Ecco. E finalmente, amici di Sabinia Silver TV, siamo arrivati all'estate. Ci manca un po' questa stagione e noi in compagnia del signor Ivano vediamo un pochino quali sono gli strumenti tipici di questa stagione. Ah, salve a tutti, sono Ivano e vi do una piccola indicazione degli strumenti che si usavano normalmente d'estate. La prima di tutto, la cosa più importante è la falce, che serve semplicemente per fare il fieno, per fare l'abbiata per gli animali e tutto quanto. Poi da qui passiamo all'incudine e il martello. Andrea lo chiama l'incudine e il martello. Si mette la falce sopra. Ci abbiamo l'operatore che forse si è spostato, si mette sull'incudine e poi con quel martello praticamente si batte sulla fine della falce per fargli il filo. Quindi poi abbiamo la coda che serve giustamente per dare un filo ancora maggiore alla falce e quindi cominciare a tagliare il fieno. Una volta il fieno è così, si faceva, attualmente ci stanno mezzi più differenti. Poi da questo passiamo all'ombrello l'estate è l'ombrello. Ma sicuramente, vedi oggi, sicuramente qualche temporale, ma questo lo portiamo sempre appresso, sempre la montagna, sempre. Perché non si sa mai, insomma. Non si sa mai, giustamente, eccetera. Qua abbiamo la regina di tutto, il grano che serve per il pane, per sfamare tutti quanti. E poi in ultimo un somaro che ha detto indomabile, in serio stanno a reggere, che è una cosa, non vede l'ora di camminare e di poter portare tutto sto peso insieme al... Anche lui è impaziente come noi, non vediamo l'ora di iniziare. Esatto, e sicuramente sarà una bella festa. Il tempo attualmente non ci dà grandi speranze, però speriamo, sicuramente migliorerà. Altro da dire sull'estate: l'estate Antrodogo è un'estate meravigliosa, è un'estate fresca dove tutti possono venire e tutti quanti sicuramente passeranno un'estate fresca e non accaldata come nelle città, eccetera. Ci abbiamo delle passeggiate stupende verso il nostro Montegiano, il nostro Monte Nuria. Ci abbiamo una sezione Antrodogo, il CAI di Antrodogo, che ha degli esperti guidatori che ci portano sicuramente a fare delle passeggiate stupende lungo queste coste che sono veramente le Dolomiti del Lazio. Ci abbiamo dall'altra parte di Peschioli, che è una cosa stupenda. Ci abbiamo sopra al nostro Montegiano una chiesetta che degli alpini degli Aluri, è un rifugio dedicato a un grande amico nostro che è morto in montagna, il signor Cardellini. E qui abbiamo anche dei parenti che sono, cioè, altro di dire di Antrodogo è bella, e sicuramente ci sta un'ospitalità maggiore. È un paese dalle porte aperte, la sera non si chiudono mai le porte perché non c'è niente di delinquenza, di droga, di... E questo è importantissimo, soprattutto adesso che viviamo in un periodo un po' particolare, quindi questo è molto confortante sentirselo dire. Sicuramente, perché c'è una
da parte nostra c'è una cultura che è la cultura proprio del perbenismo e oltretutto una cultura antica, una cultura di tradizione, una cultura che porta questo paese sicuramente a fare questo carnevale che rappresenta i 12 mesi, che rappresenta una cultura vecchia, che rappresenta le nostre stagioni come abbiamo già visto prima. Grazie Ivano per queste bellissime parole e grazie anche per il cappello. Ci mancherebbe, un regalo. Ciao a tutti. E in compagnia di Giovanni e di Castagna parliamo del carro dell'autunno e ovviamente il ciuchino non poteva che chiamarsi Castagna. Cosa ci aspetta qui sul carro? Beh, l'autunno c'è la vendemmia, raccoltata di castagne. Il carro è attrezzato con gli attrezzi che si usavano una volta per fare la raccolta delle castagne e per la vendemmia. Ma questi pali lunghi appuntiti alla fine, cosa servono? Quelle sono quella è la scala che si usava per salire sulle piante. I pali per battere, si diceva battere le castagne, per far cascare i ricci giù, quelli che rimanevano sopra. Poi questi sono i bigonzi per si mettevano sugli imbasti oppure sul carro come stanno posizionati qui. E ci si mettevano o castagne oppure l'uva quando che si vendemmiava. E invece quello strumento con la rete? Quello è per il grappolo dell'uva, per separare i chicchi dal raspo, che sarebbe dove stanno attaccati i chicchi. Grazie Giovanni. Allora Lorenzo, parliamo un po' del carro dell'inverno, cosa ci aspetta? Allora, l'inverno è il mese più freddo e noi diciamo abbiamo fatto i 12 mesi e i 4 carri di tutte le stagioni, tra cui l'inverno, che è il mese diciamo che rispecchia la stagione più brutta dell'anno. Dove non si coltiva la terra, non si fa niente, il contadino rimane in casa. Il contadino rimane in casa e praticamente sta vicino al fuoco e si cuoce le castagne. E si gode i frutti della natura. Se Dio vuole. Il prodotto, diciamo, era un prodotto di Androdoco che era in grande quantità, produzione nostra, e in più i vecchi antichi facevano la panontella, come noi stiamo rispecchiando. La panontella? La panontella. Ovvero? Ovvero era un pezzetto di salsiccia, l'undriglio. L'undriglio, ai nostri telespettatori spieghiamo questo termine dialettale. L'undriglio era praticamente il diaframma del maiale, che noi quando dopo ci facevamo, nessuno nella zona lo conosciamo in pochi, diciamo. E questo veniva preso dal maiale, veniva essiccato e condito con l'aglio, rosmarino e altre spezie. Poi l'inverno uno pigliava un pezzetto di questo undriglio, un pezzetto di salsiccia, un pezzetto di pancetta, si metteva vicino al fuoco con lo spiedo e faceva la panondella. Tutta salute! Ecco, e questo era diciamo una cosa nostra, penso, androdocana. E poi si rispecchiava anche che la gente si riuniva pure nelle case a stare insieme, ballavano vicino al fuoco e si riscaldavano, perché allora non è che ci stavano i termosifoni. Infatti vediamo il camino fumare. E fanno pure la panondella dopo. Ah, la fanno? Allora dobbiamo assaggiarla assolutamente. Assaggiare assolutamente, perché è una cosa prelibata, è buona. E ci dà le energie giuste. Sufficiente per andare avanti. Grazie. Prego. Amici di Sabigna Silver TV, a me questa panontella ha incuriosito parecchio. Allora chiedo al signor Antonio la ricetta di una buona panontella. Ci vuole della buona pancetta e della salsiccia. E il cosiddetto undriglio all'andreogana. Si mette sul fuoco, si cuoce il giusto e mano a mano si unge anche il pane e questa è la panontella di Androdoco. Me la deve far assaggiare? Sì, ma appena pronta la facciamo assaggiare. Grazie, questa è la casa de Naote.
abbiamo parlato tanto con il patron Lorenzo di queste declamazioni che seguiranno qui a breve. Noi in compagnia di Sabatino, che rappresentava il mese di marzo, perché adesso il testimone è passato ad un ragazzo giovanissimo, noi vogliamo ricordare però un pezzo della strofa del mese di marzo. Certo. Io sono marzo e con la sappetta arroccolaglio e la cipolletta. Sono lo mese più sventurato, dei cauli e broccoli mi sono buttato, dei ciccia proprio non ne sono assaiata, mi sono mangiato sempre l'aglio, la cipolla e l'anzalata. E ve lo dico a voi signore che tra le mesi sono lo migliore. Marzo vi saluta e porta con esso l'ultima neve, l'acqua e la schiaina, perché un mese più caldo si avvicina. Moruchiamo, sta entro allo pagliaro, appoggiato allo manghile, vi presento frate Mabrile. Spettacolare, grazie. Amici di Sabigna Silver TV, siccome maggio è il mio mese, io sono curiosa di sapere com'è la strofe di maggio e in compagnia di Augusto vediamo un po' di scoprire le particolarità di questo bellissimo mese. Io sono maggio e sono lo più bello, rose e fiori porto allo cappello, me incollo la macchinetta e voglio a dalo verde rame e chi non te lo vino senza bere mane. Poi con l'umandacittu, quattu quattu, vaio a caccià la filossera dall'ortu. E ve lo dico a voi signore, che tra tutti gli altri mesi, io sono lo migliore. Forza compà, che è una rovina, con sta filossera e sta folina. Perché io so bello e so cortese, ma quando m'encito e porto lo grugno, me reconsolo a cofratimo giugno. Grazie Augusto.
in compagnia del sindaco Sandro Grassi parliamo di questa manifestazione. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente che si realizzasse. Sì, noi abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questa bella manifestazione e sono molto contento di come stanno andando le cose, perché oltre alla rievocazione di questa festa del carnevale, questa festa pagana, c'è un coinvolgimento totale di tutto il paese. Debbo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, la Proloco, la Protezione Civile, il Circo degli Anziani, la Misericordia, le Quattro Stagioni, insomma tutti coloro i quali si sono dati da fare, e devo dire che sono molto contento, c'è una presenza assai significativa come potete vedere, quindi è una bella giornata per Antrodoco. Quindi possiamo dire che il carnevale lì 12 mesi unisce grandi e piccini. Unisce tutti, anzi, ecco, lei mi ha ricordato anche di ringraziare le scuole, tutte le maestre, la direttrice didattica, e quindi c'è proprio un coinvolgimento totale di tutta la cittadina, e questo lascia ben sperare per le prossime iniziative future. Qualche giorno fa c'è stato anche il rinnovo del comitato direttivo della Proloco, quindi andiamo avanti nella continuità, nel segno della continuità e del rinnovamento. Ci sono stati nuovi inserimenti, c'è un nuovo presidente, Claudio Accili, che gli faccio un forte in bocca al lupo e tanti auguri di buon lavoro, e quindi speriamo bene, speriamo di organizzare tante altre belle manifestazioni e di fare un'estate antrodocana all'altezza di questa giornata. Avanti così, quindi. Avanti così, avanti tutta. Ritornando in clima un po' carnevalesco, lei non si è mascherato? Io non mi sono, beh, una battuta si potrebbe fare, uno già mascherato di sé. No, scherzo, no, non mi sono mascherato, non mi è stato chiesto, però magari per quest'altr'anno ci penseremo. Vedremo. Grazie. Grazie a voi. Con il signor Pascasi, presidente del consiglio di Antrodoco, parliamo di questa manifestazione tra storia, memoria e tradizione. Grazie. Vabbè, diciamo che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente questo evento, perché per noi rappresenta effettivamente la tradizione, perché 12 mesi sono nati, diciamo, ad Antrodoco, insieme a 12 mesi anche le Quattro Stagioni. No, che magari oggi è un po' difficile ritracciarle tutte e quattro, però diciamo che noi abbiamo voluto far capire a coloro i quali, bambini, che in sinergia con i grandi stanno portando avanti questa manifestazione, far scoprire loro quelle che sono le vere tradizioni, quelle genuine, diciamo, del paese, di Antrodoco. Un paese che, devo dire, che questa volta abbiamo notato un entusiasmo rinnovato rispetto alla manifestazione che stiamo in pratica celebrando. Vediamo, insomma, questa associazione, questo spontaneismo, che è nato in maniera forte, che in effetti bisogna andare dietro negli anni per ritrovare questi momenti così esaltanti, no, che fanno bene al paese, fanno bene in questo momento particolare, insomma, di crisi che ci attanaglia. E quindi noi pensiamo di, diciamo, con questa giornata, no, di far dimenticare magari qualche problema in più che c'è. Quindi diciamo che bisogna, come si dice, dire una cosa, che Antrodoco, se vogliamo metterla dal punto di vista anche di tipo sociologico, no, io vedo un paese a due velocità. Vedo un paese a due velocità perché vi è da una parte un Antrodoco vivace, forte come quella di oggi, no, dall'altra parte abbiamo però una situazione magari che forse ha bisogno di essere gestita in maniera più, come si può dire, in maniera più compiuta da parte dell'amministrazione in sé. Noi speriamo di arrivare, insomma, all'obiettivo. Ripeto, quello che ci piace sottolineare è che c'è un rinnovato entusiasmo a mettere in campo questa manifestazione. Noi veramente ringraziamo tutti quanti, in special modo coloro i quali hanno voluto dedicare qualche ora, no, togliendo magari dalle famiglie, dai loro bisogni, non dedicarli invece al paese, perché, insomma, un po' di solidarietà non guasta. E poi vivere la comunità è importantissimo. Importantissimo, ritengo proprio di sì. Grazie. Prego.
Io sto aprile e me ne sono, dormo la notte eppure lo giorno, so contento e sempre caldo, mangio, dormo, sto aprile e me ne vado, e sto mese di incendi le vengo da lontano, per farsi l'unio alle coste eppure allo piano. Porto allegrezza, la gente bisboccia e lo giorno ha preso l'ingegno e la goccia. E ve lo dico a voi signori, che fra l'altri mesi io sono il migliore. Questo mese, piano piano, comincia a riscaldare. Forza, tocchete, che in campagna c'è sta tanto da fare. Ve lo dico e ve lo so io, muove passo fratimo maggio con l'umandacito. Bravo. Io sono maggio e sono più bello, rose e fiori porto al cappello, mi incollo la macchinetta e vaio a darlo per terame, e chi non te lo vino senza bere male. Va con l'umandacito, quattro, vaglio a cacciare la filostra dall'orto, e ve lo dico a voi signore, che tra tanti mesi io sono il migliore. Forza papà, che è una rovina questa filostra e sta polina, perché io sono bello e sono cortese, ma quando vencito e porto lo grugno me le consolo con fratimo giugno. Io sono giugno e metto lo ramo, metto le coste e metto lo piano, mi rizzo la mattina appena giorno, attacco le stozze e vai a mete a vignola a Montacorno. Ma se fa sotto lo sole mi metto a farcià, e se non sei va notte a rei non si va. Ma se fa la rana fa presso una bella figliola, li corro appresso e butto la faccia con la serpigliola. E ve lo dico io, buon signore, tra tutti i vizi io sono il migliore. Io so giugno e farciolo piano, mi presento fratimo luglio che trebbia la rano. Io so luglio e so brillante, tengo il sole e spavillante, e il tuo mese se comincia a arrebbiare, le quali ne tenemo in quantità, e con l'orano ci arrebbiamo, che spamemo il ricco, il povero e l'affamato. E ve lo dico a voi signore, che tra tanti mesi io sono il migliore. Oh, se va tardi, vai a finire tre piatti, mi presento frate Augusto, Carlo Prisco, se sta a repusà, Augusto, veglia le voci, sta sta gente che te ho. Io sono Augusto, ma niente lo stengo Carlo Prisco, vino un buono e pollastro. Questo mese la gente si repusa, le femmine assettate alle scalette fa le fusa, chi con la canocchia e chi fa la garzetta, e chi all'osteria si fa una scoperta. E ve lo dico io a voi signore, che tra tutti gli altri mesi io sono il migliore. Io sono il mese delle gran caldure, vi presento fratimo settembre, che vi porta a molte frescure. Dai, a settembre! Io sono settembre, il più cortese, a tutte le femmine faccio le spese, e se ne trovo una triste e sconsolata, la ritiro su con una bella serenata. Io sono mese della figura moscia, lua attraversa le filare è diventata roscia, e ve lo dico a voi signore, tra tutti i vizi io sono migliore. Questo mese comincia a refrescare, dallo visanina giacchetta tocca recacià, ve lo so io, comincia a refrescare, vi presento fratimo ottobre che venisce delle belle. Io sotto ottobre e rendio la volpe, la re-
accanto al fuoco e un buon vino di raspato, la magnata di castagni, e mi sento apportato, e ve lo dico a voi signore, che più di un fiore siete belle, e io son così con voi sciolto e cortese, che tra l'arinesi io son lo migliore. Porchete, figlie di stipici, galli castagniti, se ne caglio le ricci, figlie di ste pertiche e gli edabatte, e le castagne, da mano che son fatte! Io sono l'umese dell'ovino, delle pertiche e delle mortacchie, che presento fra tipo novembre e taglia le macchie. Io son novembre dell'una galante, porto la ronca e l'accetta pesante. Se non mi imbroglia lo tempo, piglio lo somaro, vai allo castagnito a scattare un ricciaro. Tutti gli giorni mezzo la macchia a fare lena se tribola, e va sicuro che non è una paglia. Ma se m'appura la forestale mi fare venire su somaro per la casa città locale. E ve lo dico a voi signore, che tra tutti i vici io sono migliore. Io sono novembre con le foglie in terra, come passo fratimo dicembre che ce l'hanno e lo sotterra. Bravo Enrico! Io sono l'ultimo e ce l'hanno, tranne chi era nato aspetto capoanno. Io sono dicembre, l'ultimo mese, voglio essere con tutti, gentile e cortese. Vista il mese, di tutti lo più bello, la gente pararbaro, lo presepio e aspetta lo bambinetto. Me porto l'anno dopo, ma non faccio le sorprese, però risparmio niente, che aumentano le spese. Con lo pane di una martora, la farina e l'olio e una scaggia, potevo sopportare qualsiasi carestia. Lo vino di una botte, un porto applicato alla stanza, la nera per un buco, tu castagne, tu castagne, non mangia. E per la dico a voi signore, e con tutti i santi mesi, io sono migliore. Dicembre le saluta gentilmente, buonasera a tutti bella gente. Ore fa fritto, c'è Teresa le mancanza allo fuoco, tanti saluti a tutti un treo. Forza papà, senza paura, prima che se la notte, giusta e dura. Tradizione, storia, cultura, divertimento e condivisione. Questo e molto altro è il Carnevale Li 12 Mesi. Da Antrodoco è davvero tutto, arrivederci al prossimo anno.